Poli, diciamo, Salvini ha riunito i suoi, ci sarà la riunione del centrodestra, nel centrosinistra l'Assemblea dei deputati del Partito Democratico, che momento è? Ma io credo che questo è un momento decisivo e importante per raggiungere l'obiettivo di una condivisione con un candidato che sia condiviso e proposto dal centrodestra, ma condiviso anche da tutte le altre forze politiche. Oggi più che mai abbiamo bisogno di un Presidente della Repubblica che abbia un'ampia maggioranza del Parlamento, proprio perché in questo momento di crisi, non solo purtroppo dovuto alla pandemia, ma anche e soprattutto socio-economica, abbiamo bisogno di forza. Dicevamo, dunque, nessuna prova di forza, andiamo. Nessuna prova di forza, ma bensì un nome condiviso per poter chiaramente dare una risposta importante. Credo che i nostri cittadini stiano guardando e riuscire a darla alla quarta votazione credo che sia anche un segno di maturità della politica e dei suoi componenti, di tutti i 1.009 grandi elettori. Quarta votazione, questa è un'indicazione importante, Giovanna, a te. Sì, vorrei anche chiederle, De Poli, se ci sono, diciamo, dei nomi diversi su cui si sta ragionando rispetto appunto a quelli che sono usciti anche nella terna del centrodestra ieri, al nome della Casellati che è sicuramente è venuto fuori oggi. Ovviamente mi riferisco in particolare al nome di Sabino Cassese. Matteo Salvini poco fa, entrando nel vertice della Lega, ha in parte smentito di averlo sentito, di aver parlato con lui, però ecco, non ha smentito della possibilità che si tratti di un nome che potrebbe essere una soluzione che riesce a conciliare anche le anime diverse della maggioranza. Matteo Salvini, anche dalle agenzie stesse, abbiamo visto che ha detto che non ha né sentito né incontrato il professor Cassese, quindi su questo noi continuiamo sulla ricerca di un nome condiviso che chiaramente in tutti i nomi che si sono fatti è sicuramente all'interno della grande rosa dei nomi che in queste settimane abbiamo sentito. Al di là poi dello specifico, l'obiettivo è trovare un candidato che sia condiviso e che domani, con i 505 grandi elettori, quindi con la maggioranza assoluta degli elettori e la quarta votazione, possiamo raggiungere l'obiettivo di fare il nuovo Presidente della Repubblica. Quindi lei si dice fiducioso che questa soluzione possa esserci di fatto già nello scrutinio di domani e le chiedo se comunque tra questi nomi su cui ci si ragiona, continua ad essere completamente fuori da questa rosa Mario Draghi. Nessuna esclusione, nessun veto per nessuno, anche perché come si diceva qualche minuto fa, l'incontro dove dovremo capire e trovarci assieme prima col centrodestra e poi fare l'analisi con i colleghi del centrosinistra e quindi delle altre forze lo faremo durante la notte o la mattina o domani mattina presto. Quindi nessuna esclusione per nessuno, però un obiettivo. Almeno questa è la mia intenzione e anche la mia speranza, ma non solo, è quello di chiudere entro domani per poter domani a questa votazione dare il nome. Le volevo anche chiedere, De Poli, per quanto riguarda, diciamo, alcuni no che comunque sono usciti dal fronte del centro-sinistra e soprattutto le dichiarazioni di Letta di oggi, per esempio sull'ipotesi Casellati, sul fatto che se si va verso un nome poi si rischia di strappare la maggioranza. Questo è un tipo di messaggio che voi, che lei ha l'impressione che sia stato colto con attenzione nel centrodestra, che comunque non ci sia la volontà di andare al muro contro muro o volendo, se avete i numeri, se siete in condizioni di farlo, non vi curerete delle preoccupazioni del Partito Democratico? Ma io credo che non bisogna strumentalizzare la seconda carica dello Stato e credo che questo sia il primo aspetto in cui ha tutto il nostro sostegno e la nostra gratitudine, ma bensì dobbiamo andare poi concretamente nella politica e trovare all'interno del centrodestra e all'interno degli altri schieramenti la possibilità di trovare un nome condiviso. Io credo che questo sia l'obiettivo primario che abbiamo in questa notte e nella prima giornata di domani. Io la ringrazio, De Poli.